Eccoci qui, buonasera, buon giovedì a tutti quanti. E allora siamo arrivati a un'altra diretta e che dire, prima di iniziare, di parlare di quello che insomma andremo a preparare, a realizzare insieme stasera, io qui mi sono segnata dei nomi, appunto per non dimenticare, delle persone che hanno realizzato i panzerotti della nonna che abbiamo fatto domenica insieme. E quindi vado a ringraziare Irma Manzo che ha preparato questi panzerotti fatti in forno, quindi versione light, Anna Vivi che invece ha fatto la versione, invece dei panzerotti ha fatto il gattò di patate, sempre con gli stessi ingredienti. Vado a ringraziare Patrizia Paolieri, Nella Mulino e tante tante altre persone che mi hanno messaggiato in privato e che non hanno messo la foto, ma va bene, io le ringrazio lo stesso. Francesca, Lavinia, Maria, grazie, grazie a tutti quanti voi. Adesso invece poi, prima di, ecco, di parlare delle ricettine, volevo anche, e me lo sono segnato lo stesso, ringraziare l'associazione non profit locale di Procida che si chiama Marzo Donna Procida. Dopo io vi lascerò il link. Ciao, buonasera Antonio, eccoti, buonasera carissimo amico. E voglio ringraziare appunto Marzo Donna Procida perché condivide sempre le mie ricette e le dirette, ma non solo. Che cos'è Procida? Marzo Donna Procida è un'associazione appunto locale non profit che è un'associazione appunto culturale a scopo solidale il cui obiettivo è quello di sensibilizzare sensibilizzazione contro la violenza delle donne. Quindi veramente è un'associazione d'oro, eh? Quindi grazie, grazie a questa associazione che comunque c'è sempre, è sempre presente. Dopo vi lascerò il link e potete andare a visitare anche la loro pagina. Detto questo, adesso ci siamo, possiamo passare i saluti. Ciao Teresa, ciao Tina Aurelio, Serenella, buonasera tesoro. Eccoti qua, Piera, Filomena, buonasera a tutti quanti. Allora, che cosa andiamo a preparare stasera? Avete visto nelle storie, iniziamo a preparare qualche ricettina di Pasqua e prepareremo sempre due ricette. Ciao Marinella, due ricette sia dolce che salata. Allora, quella dolce andremo a fare una ricettina molto simpatica perché andiamo a realizzare un centrotavola pasquale molto semplice, senza formine, è un modo per augurare una serena Pasqua, insomma, alle nostre famiglie e a tutti i nostri, insomma, amici e al mondo intero. Quindi andiamo a fare questo centrotavola, dopo vi farò vedere simpaticamente come realizzarlo in pochissimo tempo e poi andremo a fare un'altra ricetta che è un must della cucina mia, insomma, della nostra cucina isolana, è la parmigiana di carciofi. Allora, voi sapete che esistono tantissime varietà di carciofi, ci sono i carciofi, insomma, quelli con una venatura più viola, quelli un po' più affusolati con le spine, insomma, invece io ho preso le mammole, che sono quelle belle cicciotte, dove si vanno a togliere insomma, le esterne, insomma, e non mi viene il termine. Insomma, andiamo a togliere, prendiamo la parte principale, quell'interno è molto tenero, e andiamo a tagliarle sottilmente e poi iniziamo a procedere, insomma, a fare la nostra ricetta e a friggerle. Allora, che cosa faccio? Metto il mio grembiulino, fatemi vedere chi c'è. Patrizia, ciao tesoro, Lina, eccoti, Assunta Ambrosino, buonasera tesoro, eccoci. Anna, prepariamo la parmigiana di carciofi alla procidana, quindi nostra, della nostra isola, e un centrotavola augurale di Pasqua. Prendi il grembiulino e iniziamo a preparare le ricette. Allora, eccoci qua. Ciao Amalia! Mettiamo il grembiulino, così ci sistemiamo e facciamo le nostre ricettine. Per prima cosa facciamo la parmigiana, che è quella che non è che ci vorrà più tempo, perché io comunque un bel po' di lavoro me lo sono portata avanti, perché altrimenti veramente facciamo tardi. Allora io vi giro verso il piano di lavoro. Ciao Teresa, Gerardina, eccovi. Non mi saluti, Serafino, eccoti, buonasera. Certo che ti saluto e i messaggi scorrono veloci, io devo, insomma, prendervi un poco tutti. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Iniziamo a preparare quindi la nostra parmigiana. Accendiamo l'olio, qui già ho preparato la padella, vedete?
la padella già è pronta. Prendiamo i nostri carciofi, che sono questi. Allora, che cosa ho fatto io con questi? Eccoli qua, vedete? Li ho tagliati, li ho lasciati 12 ore in acqua, limone, un mezzo limone premuto, un mezzo limone grande premuto, poi ho aggiunto un pizzico di bicarbonato e ho coperto e lasciato stare 12 ore. Ho scolato dopo 12 ore, ho bollito questi cuori di carciofi freschi in acqua e sale, ma giusto un bollo, una buttata e un'alzata come si suol dire, e li ho lasciati raffreddare. Adesso questi noi li andiamo ad impanare e poi vediamo come continuare la ricettina. Allora, che cosa prendiamo? Prendiamo le nostre uova, io ho qui 4 uova, e le andiamo a mettere tutte e 4, perché ci serviranno per la panatura. Aspettate che mi sposto il mio microfono, vediamo qui chi c'è. Dionigia, Daniele, buonasera, buonasera. Andiamo. Allora, 4 uova e iniziamo a toglierle dalla loro buccia, ecco qua, dal loro guscio, eh? Ecco, trattiamole un pochetto, aggiungiamo pepe, sale, eh? E poi prendiamo i nostri carciofi, eccoli qua, che andiamo a passare prima nella farina e poi andiamo a passarle nelle uova. Vediamo chi c'è. Ciao Rita, Piera, ecco qua, la già in cucina, amore. Tiffany, ciao, ho nominato la tua pagina, quindi dopo lascerò il link e l'andete insomma a visitare, eh? Procida, mazzo donna, procida. Ecco qua, prendiamo i nostri carciofi, passiamoli nella farina, nelle uova, e procediamo così fino ad esaurire i nostri carciofi. Dopodiché andiamo a condirli con un sugo che mia nonna chiamava un sugo a ghiottola, ovvero con della polpa di pomodoro condita con aglio, olio, peperoncino, sale e poi, se vi piace, insomma, del basilico. Aspettate che adesso mi sciacquo le mani e iniziamo a friggere. Poi che cosa si fa? Sì, prendo il nostro finaccio, non lo sono dimenticato. Dopo fatto insomma la frittura, si va a mettere una piccola teglietta con questo sugo a ghiottola, come diceva la nonna, e che poi sarebbe un sugo ghiotto, ma molto semplice, però a ghiottola. E poi ci andiamo, insomma, andiamo a farcire con un po' di pan di provola e prosciutto cotto. Ma iniziamo prima a friggere. Adesso vi giro e vi faccio vedere. Prendiamo un piatto che qui già ho preparato con della carta assorbente, con il rotolone, in modo da poterli, insomma, tamponare nel proprio olio. Come le Alice aiutla, sì, diciamo più o meno, dai. Ciao Margherita. Allora, che cosa facciamo? Io vado di mani, voi sapete. Allora, facciamo così, appunto per non romperle, quindi bagniamole bene bene nelle uova e iniziamo a friggere poco per volta, nell'olio di semi di girasole io uso. Ecco qua, cercate di tagliare insomma delle fettine non troppo sottili ma neanche troppo spesse, perché se sono troppo sottili si rompono, se sono troppo spesse non si cuociono mai, quindi cerchiamo insomma di farle giuste, di ritagliarle giuste. Allora, facciamo così, ecco qua, e procediamo anche con il resto. Queste qua adesso subito si preparano, eccomi, sono qui da voi, iniziamo a mettere le altre qui, ad infarinarle, mi giro e vi saluto. Nietta, buonasera. E allora molti mi dicevano, perché poiché ho scritto quello che dovevamo insomma preparare insieme, molti mi dicevano, molti di voi, che non hanno mai mangiato questa parmigiana di carciofi, che è molto molto saporita, devo dire la verità. Noi qui di abitudine facciamo quella di zucchine in estate,
periodo delle zucchine, le melanzane, che non può mancare la nostra parmigiana di melanzane, che è buonissima. Poi la faremo qualche volta insieme, ma sul mio canale YouTube già c'è. Ciao Lia! Nella, eccoti, eccoti qua. Infarniamo le altre e poi subito le passiamo nell'olio, nell'uovo e poi le friggiamo nell'uovo. Voi per una versione light, perché c'è sempre qualcuno che mi dice ma sempre frittura, ma potete tranquillamente fare l'impanatura e poi passarle in forno. Così magari per una versione più light, diciamo. Allora, le nostre si stanno preparando. Cosa stai preparando? La parmigiana di zucchine, la parmigiana di carciofi. Vedete? Come si... ecco qua. E dopo la andiamo a sistemare in una teglietta con questo sugo che io già ho preparato, Quindi... E poi andiamo a fare il nostro simpatico cestino. Cestino di Pasqua. Ecco qua. Giriamole. Oh, vediamo chi è con me. Ciao Ciro. Ciao Liliana. Adesso le scoliamo, le mettiamo su questo assorbente. Antonella, ciao. Mettiamo su questo assorbente e proseguiamo con le altre. Iniziamo a cuocere. Allora, Serenella, tu l'hai mai fatta questa? Dove sei, Serenella? Fatti sentire, oggi non ti sento. Dove sei, cara? Serenella? Vediamo dove sei. Eccoti! Che stai dicendo? Mi hai mandato quelle belle foto, ma brava! Insomma, anche le tue crocchette, diciamo, ecco, di patate, i tuoi panzerotti, l'hanno gradite, no? Sono state graditissime. Allora, ecco qua. Questa la togliamo. Questa è cotta, vedete? Iniziamo a toglierle. Quelle ovviamente che sono belle dorate, facciamole asciugare e poi completiamo come vi ho detto io. Aspettate un minutino che adesso andiamo a mettere anche queste altre, perché queste ve le voglio completare, perché le dobbiamo mettere poi nella teglia e vi faccio vedere poi il lavoro finito. Tanto l'abbiamo finito, non ci vuole niente. Adesso mi giro, fatemi vedere. Teresa, buonissima, l'ho fatta tanti anni fa, brava. Noi qui si usa molto fare insomma questi fritti con queste verdure. Da noi qui è proprio queste parmigiane anche di finocchio, Io le faccio anche con il finocchio la parmigiana, buonissima allo stesso modo. Prendiamo le altre che sono cotte, ecco qua. Quindi vedete in pochissimo tempo, però come dicevo, magari ti sei connesso adesso, come ho detto dall'inizio, i carciofi, i cuori di carciofi freschi tagliati, metteteli 12 ore in acqua nel limone premuto e poi un pizzico di bicarbonato, così cacciano via tutto l'amarognolo, diciamo, e quel colore nero, Allora, mettiamo le ultime e poi andiamo a completare. Ecco qua. Allora, come avete visto, anche le 4 uova ci sono servite. Eccole qua, fatto, sciacquo le mani e velocemente andiamo a completare il nostro piatto. Eccoci, ciao Tonino, buonasera. Allora vi faccio vedere queste qui, vedete? E sono morbide. Mettiamoci un'altra carta su e completiamo queste altre. Le prendiamo, vedete? Finiamo la cottura e poi aggiungiamo all'interno, potete lasciarle semplici o aggiungere dei salumi che voi insomma avete in giro, avete ragione, È sempre veloce una favola, sì! Hai visto Nella che è facile anche questa ricetta? E dicevo, potete farcire o semplicemente con del formaggio che avete voi in casa
qualcosa da riciclare in frigo o lasciarlo così semplicemente con il sugo che vi ho detto io, aiutalo, oppure metterci semplicemente un po' di formaggio, un po' di, insomma, di quello che avete. Ciao Patrizia, adesso vediamo insieme come completare. Ma la cosa simpatica, a parte questa che poi è, come dicevo prima, un must della cucina isolana di Procida, ma il centro tavola, quello lo dovete vedere perché è molto carino, e lo potete fare senza formine e senza niente. Così vi faccio vedere come possiamo farlo. Allora, queste già sono quasi quasi pronte. Allora, le mangerei a cena già, ciao Gianni, no sei arrivato in perfetto orario, non ti preoccupare. Allora, io ho preso questa teglietta qui in vetro, giusto perché è piccina, perché avete visto comunque io ho fatto 3 carciofi, quindi li ho tagliati, quindi dai 3 carciofi possiamo ricavare questa piccola teglietta, insomma tre porzioni più o meno, quindi ce la facciamo, ce la faremo, ecco qua. E completiamo anche questa ricettina. Avete visto anche i toast che ho fatto stamattina, che ho postato la ricetta dei toast fatti cotti nella friggitrice ad aria, sono venuti buonissimi, buoni anche quelli, che poi fondamentalmente la friggitrice ad aria è una sorta di forno ventilato, solo che è più comodo perché è più piccolo ed è portatile. Ciao Mario, lo slogan, facile facile, veloce veloce, una favola. Allora, questo è il sugo, come dicevo io, della nonna, fatto semplicemente con del pomodoro a pezzetti, la polpa di pomodoro, quindi non il sugo passato, ma è del pomodoro in pezzi, la polpa di pomodoro, con aglio e un po' di basilico, olio, sale e peperoncino. Andiamo quindi a completare questa parmigiana che è pronta. Mettiamo alla base un po' di sugo, perché poi questa non è che deve essere proprio come la parmigiana impregnata di sugo, deve insomma colorirsi leggermente. Andiamo a posizionarci le nostre, ci vedete? Sì, le nostre fettine di panate, di carciofi, un pochetto di sale, formaggio grattugiato. Io qui metto del basilico secco, perché? Perché quando andiamo a mettere quello fresco in cottura si diventa nero, e quando andiamo ad aprire a me non piace. Poi lo metterò dopo, quando vado ad impiattare metterò proprio la fogliolina fresca di basilico. Quindi basilico secco, un po' di prosciutto cotto, un po' di scamorza a fettine, pezzetti, fate voi, formaggio a pasta filante, ecco qua, quindi abbiamo fatto uno strato. Facciamo allo stesso modo un altro strato di pomodoro e andiamo ad unire altre fettine, un po' come facciamo la classica parmigiana, no? Solo che con la classica parmigiana, devo essere sincera, io non vado ad imbottirla, metto semplicemente del sugo, del parmigiano e basilico. Poi ci sono diverse varianti, ma ognuna la fa come crede, insomma, come meglio crede. Io la faccio così. Prosciutto. Ci andiamo a mettere un altro pochetto di questo. E poi la mettiamo in forno un 10-15 minuti, fino a che si scioglie il formaggio. Un altro strato, ecco qua, togliamocelo da qua, questo qua, mettiamo un altro strato e già si sente un profumo delizioso. Adesso mi giro e vi saluto, aspettate un momento, fatemi completare, facciamo un ultimo giro di, ecco qua, formaggio, completiamo con altro prosciutto, altro formaggio, e poi ultime
fettine, pressiamo un pochetto per farle compattare bene bene. Magari queste qui le mettiamo sui lati. Un po' di sale, formaggio e un po' di sugo. Ecco qua. Vedete? Non deve essere proprio piena piena di sugo, perché poi ci avevo messo anche il formaggio a pasta filata, quindi viene buonissimo. Ecco qua. Completato il tutto, andiamo ad infornare a 180 gradi in forno ventilato preriscaldato per una quindicina di minuti. Mondiamo con il formaggio e via in forno. Vedete? Vado. Ecco qua. È forno sia. Abbiamo messo in forno. Adesso mi sciacquo le mani. Aspettiamo la cottura, ci vorranno 15 minuti, noi in 15 minuti facciamo anche queste colombe di pasta frolla senza formine e vi faccio vedere come. Mi sciacquo un attimo le mani e sono subito, subito, subito da voi. Allora, togliamoci queste qui che a noi non ci servono, non ci servono più. Benissimo, togliamo tutto. Ok. E andiamo a prepararci la semplicissima pasta frolla che sta qui. Allora, guardate che pazienza io devo tenere. Il primo tavolo è stato tolto, abbiamo aggiunto il secondo con tutto l'ambaradan che ci occorre. Allora, andiamo a fare questa pasta frolla semplicissima. Che cosa mettiamo? Innanzitutto prendiamo un uovo. Uno. Andiamo ad aggiungere 80 g di zucchero semolato. Vado ad aggiungere l'aroma mille fiori. Se voi non ce l'avete, mettete limone, arance, insomma quello che avete a disposizione. Andiamo a profumare un po' con la cannella. 50 ml di olio di semi di girasole. Questo è il lievito istantaneo per dolci e quindi andiamo a metterci una punta. Ok? Ecco. E anche questo è fatto. Bene, che cosa facciamo? Andiamo a mescolare. Mescoliamo. Allora, questo centro tavola è appunto va a rappresentare quello che è un qualcosa di augurale per la nostra Pasqua. Infatti poi vi farò vedere come lo vado a decorare, perché deve, mettiamoci anche un pizzichino di sale. Rappresentiamo le colombe con l'ulivo, no? Voi sapete che dopo prendiamo anche la farina, dopo il grande diluvio universale, quando Mosè Noè liberò la colomba, quando poi la colomba ritornò nel suo becco aveva l'ulivo, diciamo uccello d'ulivo, che simbolicamente che cosa rappresenta? Rappresenta la riconciliazione tra il cielo e la terra e quindi simbolicamente a livello cristiano rappresenta la risurrezione del Cristo e quindi la pace. Quindi andiamo proprio a realizzare questo bellissimo centro tavola con la speranza che sia veramente augurale per tutti quanti. Allora, andiamo ad aggiungerci la farina adesso. Prendiamo il nostro bicchiere, che è un 150 grammi, e mettiamo, mescoliamo. Qui ce ne vorrà poca di farina perché ho messo pochissimo, insomma, pochissimi ingredienti, ma comunque andiamola a dosare sempre a modo mio, come faccio io, con il bicchiere. Ci vedete, sì? Aspettate che abbassiamo anche la nostra radio. E aggiungiamo dell'altra farina perché, come vedete, il composto è ancora molliccio. Serenella, allora, ciao Nunzia, Anna Maria, mettiamo un altro 150 grammi, vediamo. E poi qui io vado di mani,
voi sapete che io con gli impasti e le cosette varie andiamo di mani. Andiamo qui, mescoliamo. Ovviamente io ho fatto la mini porzione per farvi vedere, ma io già le ho preparate, già le ho cotte, ce le ho già pronte. Io vi faccio vedere come farle manualmente senza appunto senza le formine, e poi vanno cotte in forno ventilato preriscaldato sempre a 180 gradi per 25-30 minuti da controllare. Sono veramente molto simpatiche, anche perché io di mia abitudine, quando preparo questo cestino pasquale, lo preparo sempre 15 giorni prima appunto di Pasqua, e poi lo vado a togliere dopo il giorno della Pasquetta, insomma il giorno successivo alla Pasquetta. Bello, è qualcosa di carino, anche perché poi uno lo va a simpaticamente a decorare come meglio crede. Allora, la pasta frolla è pronta. Eccola qua. Deve essere una pasta frolla non proprio, non dura, La nostra pasta frolla è pronta. Qui con queste dosi vengono due uccellini, due colombe. Vedete? Ecco qua. Che cosa facciamo adesso? Andiamo, fatemi togliere questa qui che non mi serve, andiamo a tagliarle in due metà, perché abbiamo detto che qui dobbiamo ricavare due colombe. Ciao Pina, e ti sto seguendo, ma che bella, che cara che sei. Allora, andiamo a fare il corpo che è un po' cicciotto, no? Noi sappiamo che la colomba è cicciotta, poi andiamo a realizzare la sua testolina in questo modo, schiacciando un pochetto il corpo. La parte di dietro andiamo a schiacciarla perché dobbiamo creare la coda. Vi faccio vedere. Allunghiamo qui la parte come se fosse il becco. Vedete? Aspettate che vi faccio vedere tutto il procedimento. La coda schiacciatela. È come se, insomma, giochiamo con una pasta, facciamo delle formine. E quindi andiamo a modellare, andiamo a ritagliare la coda, andiamo a fare dei cerchietti così, come se fossero le ali, quindi è come se un po' stesse covando, sta a terra, poverina. Andiamo a fare delle ali così, e poi, eccola qua, andiamo a metterci gli occhietti. Potete fare gli occhietti sia con le cuccine di cioccolato che con i chiodi di garofano. Andiamo a metterlo qui, uno di qua e un altro qua. Eccolo qua, poi ve la faccio vedere già. Vedete? E ne facciamo un'altra, perché abbiamo detto che da queste ne vengono due. Facciamo quest'altra insieme. Modelliamo il corpo a cicciotto, ricaviamo la testa, ecco qua, poi magari voi siete pure più bravi di me, no? Allunghiamo la coda, il becco, il becco, andiamo a mettere a tagliare la coda, a fare queste due striscette, e poi a metterci gli occhietti. Ecco qua, uno e due. Ecco qua, aspettate che adesso mi giro. Va bene? Eccole qua. Adesso queste qua noi le andiamo a mettere in forno, ma le lasciamo loro la cottura. Prendo un attimo la teglia. E le metto in forno, visto che ho il forno acceso, le andiamo a cuocere a 180 gradi per 25-30 minuti da controllare. Io invece mi prendo quelle già cotte, ok? Andiamo a prendere quelle cotte e andiamo a realizzare il centro tavola. Ok, eccole qua.
sono quelle cotte, vi faccio vedere. Vedete? Simpaticamente. Le vedete? Adesso queste qua noi le andiamo a sistemare in un cesto, che ho preso apposta per mettercele dentro. Se ci vanno ce le mettiamo. Allora, questo è un classico cesto, niente di che, con un po' di paglia, e le andiamo a posizionare. Fatemi vedere se la parmigiana, no, la parmigiana è in cottura, lasciamola stare. E andiamo a posizionarla qui. Teresa, ovviamente mettiamoci anche qualche ovetto per fare, insomma, la scenografia, la decorazione, no? Giusto per. Poi voi inciuciate come volete voi, eh? Io faccio a modo mio. Vediamo anche quest'altro. Giusto per dare il simbolo di Pasqua. Ecco qua. Mettiamoceli dentro. Sono carinissime. Non ho finito, un attimo solo. E giù ci si in fondo. Non poteva mancare il simbolo della palma, no? E ce le mettiamo qua. Ovviamente, se avete modo, fate le benedire. Io non l'ho fatta il benedire, ma va bene lo stesso. Tanto è un centro tavola, non è che lo andiamo a mangiare, perché poi lo si tiene per 15 giorni, quindi all'aria aperta, al centro tavola, poi non è che lo andiamo a mangiare, è proprio un simbolo, come facciamo l'albero di Pasqua, l'albero di Natale, io faccio il centro tavola di Pasqua. Mettiamo quest'altro qui. E quest'altro qua. E andiamo a completare con un pochetto di zucchero e cannella. La cannella è la spezia, si dice, del paradiso, perché deriva da una figura mitologica della Fenicia, che praticamente si racconta di questo uccello che morì, rinacque dalle sue stesse ceneri, e quindi che cosa rappresenta? Simbolicamente sempre la risurrezione. Ma quando morì, morì nel suo nido con la mirra e la cannella, quindi comunque dietro c'è tutta una storia anche alla profumazione della cannella, tant'è vero che a volte diciamo i santi profumano di cannella, la Madonna profuma di cannella, ha tutto un suo perché e un suo simbolo. Detto questo, andiamo a profumare anche l'oro, quindi prendiamo un pochetto di zucchero e di cannella, ma giusto un pizzichino, non tanto, allora un pizzico e mettiamo. Ecco qua, poco di cannella, ecco qua, poi andiamo a mescolare un pochetto e andiamo a profumarli, poco, ma proprio giusto per dare la profumazione della Pasqua. Eccole qua, le nostre colombine. Guardate come sono carine, sono proprio carinissime, eccole qua, piacciono? Eccole qua, faccio vedere anche di qua, spero che non cadano, no, dopo vi faccio la foto, vi faccio tutto. Tenete presente che le ho fatte a mano, senza alcuna, avete visto, formina. Vedete? Ciao Massimo, grazie. Guardate come sono carine. È un centro tavola che si tiene lì per augurare una serena Pasqua alla nostra famiglia, a tutti quanti, insomma, noi. Ma dopo si possono mangiare? Serene, e noi ce le teniamo 15 giorni là, poi te le vuoi mangiare. Se te le vuoi mangiare, te le vuoi anche mangiare, ma le teniamo a centro tavola per 15 giorni, per tutto il periodo pasquale. Poi se te le vuoi mangiare, te le puoi mangiare tranquillamente, voglio dire, non è che
non vuoi. E adesso aspettiamo che si cuoce la nostra parmigiana di carciofi. Allora, quindi questo simpaticamente l'abbiamo fatta ed è carinissimo come centrotavola. Poi vediamo adesso il risultato della nostra parmigiana. Vediamo se è pronta, perché così la andiamo anche a impiattare, almeno un pezzetto lo dobbiamo impiattare. Ciao Pasquina, Mary, buonasera, Giovanna. Pochetto pochetto e si asciuga, si scioglie e poi la andiamo a sistemare nel nostro piatto. Allora, fatemi vedere qui chi c'è, due minuti, fatemi salutare. Antonio, grazie, grazie di cuore a te. Nietta, ve lo faccio rivedere, così prendete spunto e lo fate pure voi. Se lo fate, ovviamente, mi raccomando, postate sempre le foto sotto i miei post. Prima quando ho iniziato ho ringraziato un bel po' di voi, ma comunque ci sono tantissime altre persone da ringraziare, che siete sempre sempre presenti, sempre. Allora, togliamo la nostra parmigiana perché è cotta. Al limite, se non la riesco a tagliare perché è calda, dopo la taglio e ve la faccio vedere. L'importante è averla fatta, preparata. Vediamo. Pochetto pochetto si sta sciogliendo tutta il formaggio, il prosciutto. Due minuti, che dici Rosa? Ciao, piacere, ecco, piacere nostro. Nella Nasti, ti piace Nella? Di la verità, è carino, è un centrotavola carino, vero? Ciao Giova dal Belgio, piacere, benvenuta tra di noi, grazie Nietta. Voglio farvi vedere la parmigiana, adesso la prendiamo. Non sono capace a mettere nel tuo posto, lo devi mettere. Allora, quando vai a cliccare per esempio per un commento, per commentare, c'è una fotografia, esce quella fotografia, insomma, tu ci clicchi sopra e in automatico ti riporta nella tua galleria dove hai tutte le foto, e lì tu inizi a puoi scegliere la foto che, insomma, vuoi mettere sotto al mio post. Michela, a me non mi saluti mai. Giovanna ti sbaldo, sì che ti saluto, eccoti, molto bello. Camilla, Nicoletta, Carla, grazie. Adesso prendiamo la parmigiana. Ciao, io li farò però per mangiarli, e fai bene. È giusto che sia così. Poi c'è, ripeto, chi li fa in un modo, chi li fa in un altro. Aspettate che prendiamo questa buonissima parmigiana, che è cotta, è super cotta. Eccola qua. E che ve lo dico a fare. Guardate. Aspettate che è bollente. Si è sciolto tutto, vedete? Questa è la parmigiana di carciofi che abbiamo farcito ed è veramente buonissima, la dovete provare. Che cosa, Carla? Questa qui ti piace? Vediamo un pochetto se riusciamo, anche se è calda, ma a prenderne almeno un pezzetto da poterle impiattare. Questo è bollente, signore Pietà, aspettate un attimo. Facciamo così, prendiamo il piatto, sempre il mio piatto, ve lo ricordate? Questo con lo stampo, con il mio logo, con i sapori di Procida di un tempo, con la firma Michela, ve lo ricordate? Questo è quello che mi è stato regalato al mio compleanno. Grazie Maria, grazie. Da Parma, grazie. E sei una campana, sei, insomma, come noi, sei dei nostri, cara, vero? Allora, andiamo a impiattare. Speriamo di farcela con questa parmigiana, perché è calda calda, però ci provo, dai, ci proviamo a prendere un bel pezzo, proviamoci. Io ci provo sempre perché poi voglio farvi vedere il risultato, che è questo. No,
troppo. Vi faccio vedere come l'andiamo a completare. Che profumo! Come l'andiamo a completare? Formaggio, basilico. Eccola qua. La nostra parmigiana di carciofi alla procidana. Sì, sì, è buona buona. La dovete fare perché è buonissima. Guardate. Aspettate, vi faccio. Mi prendo la forchetta come sempre. Con i carciofi l'abbiamo fatta, sì. Provatela, fatela, mi raccomando, mettete le foto sotto i miei post perché è una bontà da provare. È un must della cucina procidana, una delle ricette antiche. Guardate. Eccola qua. Morbidissima, eh? E anche questa è fatta. Allora, che dire? Aspettate che spengo qui, mi giro verso di voi. Brava Maria, Maria Grazia, falla da buona campana, da buona tutto, falla. Falla e poi mi raccomando, posta le foto, condividete la diretta, perché questa è una ricetta veramente al bacio, condividetela, mi raccomando. E seguite anche la pagina, perché in parecchi mettete like, io vi invito costantemente a seguire, perché poi se non seguite non vi arriva la notifica. In alto nella home principale, nella pagina principale dei sapori di Procida di un tempo, c'è un piccolo pulsante dove voi potete cliccarlo tranquillamente con la scritta segui, mi raccomando. Allora, quindi che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato questo centro tavola pasquale con queste colombe di pasta frolla, semplicissime, domani vi posterò la ricetta e tutto, mi raccomando, fatela anche voi, questo è di buon auspicio, di un augurio sereno di una buona Pasqua per tutti. E poi mi raccomando alla parmigiana di carciofi, avete visto come l'abbiamo fatta? Semplice, semplice, veloce, veloce, una favola, E allora, come sempre, ci siamo. Abbiamo terminato le prime due ricette di Pasqua. Giovedì prossimo ne faremo altre due. Poi c'è chi magari mi ha chiesto di fare la pastiera, la faremo sicuramente, la pastiera in diretta è una delle, non può mancare. Quelli, il casatiello dolce, il casatiello salato, faremo tutto, lo faremo in diretta. Va bene, quindi prossimo giovedì altre due ricette che inizierò a scrivervi nelle storie, quindi non mancate. E poi domenica vi aspetto sempre alle 19 qui su Facebook in diretta per il classico appuntamento, la rubrica di Cucina con Michela. Sabato vi metterò nelle storie quello che ho intenzione di preparare in modo molto semplice, che potete magari realizzare voi insieme a me in diretta, come ha fatto domenica scorsa la nostra amica Nella, che ha preparato insieme a me, ecco Nella, Volino, i panzerotti della nonna. Vero Nella? Riuscitissimi, super riusciti, ma veramente a tutti, tutti quanti bravi bravi. Vi ringrazio, condividete la ricetta, seguite Marzo Donna Procida, mi raccomando, dopo vi lascio il link e un bacio a tutti quanti voi, vi auguro una serena serata e ci vediamo giovedì prossimo per le ricette di Pasqua, domenica per la rubrica di Cucina con Michela. Un bacio, ciao Celeste, eccoti, ti ho visto e ti saluto. Ciao a tutti quanti voi, buona serata.